amici sportivi della Twins, Sebastiani, benvenuti sul canale per seguire questa diretta streaming dove si scontreranno la Virtus Civitanova Marche contro il Benedetto 100. Sarà una partita, è una partita molto attesa perché si stanno scontrando la prima classificata Benedetto 100 contro Civitanova che è quarta classificata. A commentare quella partita questa sera c'è la voce di Gianluca Sebastiani, mentre alle foto e al video, a questa diretta streaming che state seguendo sul canale della Twins Sebastiani, c'è al completo, ripeto, lo staff della Twins Sebastiani sempre presente, e poi potrete trovare le immagini della gara in HD sempre sul nostro sito www.twinssebastiani.it o twinssebastiani.com. Andiamo subito a commentare questa gara di questa sera. Già si porta a 5 punti di vantaggio la squadra di coach Meccacci, la Benedetto 100. Andiamo così a presentare la formazione che è scesa in canotta nera, la formazione avversaria, quella della Virtus Civitanova. Partiamo con il numero 3 Karim Idrissu, con il numero 4 Giacomo Manzi, con il numero 8 Matteo Fallucca, con il numero 11 Alex Ranuzzi, con il numero 13 Nicolas Morici, con il numero 15 Niccolò Venturoli, con il numero 17 il capitano Emanuele Rossi, con il numero 18 Alessandro Paesano, con il numero 20 Ennio Leonzio, con il numero 23 Donato Vitale, con il numero 24 Yankiel Moreno. Il coach è il signore Matteo Meccacci, il primo assistente Andrea Cotti, secondo assistente Filippo Curati. Passiamo ora alla formazione di casa che è scesa in campo con la canotta bianca, la Rossella Virtus Civitanova, con il numero 00 Dario Masciarelli, con il numero 4 Filippo Alessandri, con il numero 8 Attilio Pierini, con il numero 13 Matteo Filicioni, con il numero 14 Marco Valasciani, con il numero 15 il capitano della formazione Francesco Amoroso, con il numero 20 Simone Cimini, numero 22 Valerio Amoroso, numero 25 Simone Rocchi e numero 57 per finire Fabrizio Trapani. Capo allenatore il signore Massimiliano Domizioli, due assistenti sono Emanuele Mazzalupi e Stefano Di Francesco. Andiamo subito in campo, 5-2 a favore di Benedetto 100, ma c'è la Rossella Virtus Civitanova in attacco, penetrazione di Pierini che non va a buon fine con la mano sinistra, può ripartire ora l'attacco per Benedetto 100. Moreno, passaggio schiacciato dentro per il numero 11 di Benedetto 100, sbaglia il tiro, palla Ranuzzi, poi palla fuori per Leonzio, va a fare poi assist per il canestro di Fallucca, 3 punti per Benedetto 100 che ricordiamo è una grandissima formazione, sta facendo un campionato al limite della perfezione finora con una partita persa su 11 giocate. Ricordiamo che questa è la 12ª giornata di andata e tra poco ci sarà la pausa di Natale. Ricordiamo anche che Benedetto 100 è retrocessa quest'anno dalla Serie A2 e come abbiamo visto finora in questo campionato con una partita persa ha tantissima voglia di tornare in Serie A2, ma questa volta, questa sera Civitanova cercherà comunque di guadagnarsi questi 2 punti, ma sarà molto difficile per la squadra di coach Domizioli, anche perché sappiamo che la Rossella Virtus Civitanova viene da una sconfitta a Piacenza, quindi questa sera questi 2 punti saranno importantissimi. Ricordiamo che la Tramec 100, Benedetto 100 si trova a 20 punti, mentre la Rossella Virtus Civitanova a 14 punti. Intanto c'è stato un fallo a favore della squadra di casa con Masciarelli alla lunetta, 2 tiri liberi per lui, vediamo se riesce ad accorciare le distanze, sbaglia il primo tiro, si va con la seconda occasione. 6 minuti e 34 secondi da giocare per questo primo quarto, 1-2 per Masciarelli, 3-8 a favore ancora di Benedetto 100 che ora riparte con il suo attacco, palla a Moreno in cabina di regia, si muove la sua squadra, si fa vedere Leonzio con il pallone, poi aspetta il movimento dei compagni, palla fuori per il numero 8
che va a penetrare praticamente l'area, si è aperta ed era libero, va a schiacciare una mano, due punti per Benedetto Cento con questa ottima azione, ma c'è stato anche un errore di Civitanova. Attenzione, palla persa da parte del giocatore di Civitanova, Valerio Amoroso, contropiede, altro due punti per Benedetto Cento, si allunga la distanza tra le due squadre, 3 Civitanova, 12 Benedetto Cento. Infatti arriva subito il minuto di sospensione chiesto da coach Massimiliano Domizzoli, che deve aggiustare, come abbiamo visto, qualcosina. 6 minuti e 5, partita appena iniziata e già il ritmo è altissimo. Ne approfitto per ricordare che potrete poi ritrovare le immagini di questa gara in HD sul sito www.twinsebastiani.it. Troverete anche tutte le altre partite precedenti della Rossella Virtus Civitanova giocate in casa, e oltre alla Rossella Virtus Civitanova troverete anche quelle della Malloni Porto Sant'Elpidio, e troverete soprattutto anche il derby che si è svolto qui al Pararisorgimento di Civitanova Marche tra la Malloni Porto Sant'Elpidio contro Porto Sant'Elpidio e la Rossella Virtus Civitanova. Finisce il minuto di sospensione, possesso per la squadra di casa dopo la palla recuperata per Benedetto Cento. Pierini la rimessa, palla ad Alessandri, Balasciani si va a girare, palla a Masciarelli, Pierini, c'è movimento in area per Civitanova, Alessandri, Amoroso, spalla a canestro, 7 secondi al tiro, guadagna centimetri sotto il ferro, dentro l'area rossa, si va a girare con la mano destra e va a appoggiare in fondo alla retina, 5-12, rientra bene la Rossella Virtus Civitanova da questo minuto di sospensione, ma ora tocca a Benedetto Cento in attacco, Leonzio va in palleggio, non riesce ad entrare nel rosso, palla all'angolo, poi palla al capitano Rossi, va a giocare con il piede perno e riesce a mettere la palla anche lui in fondo alla retina in risposta a Valerio Amoroso. Amoroso, Masciarelli, chiude bene qua Benedetto Cento, ancora Amoroso sotto canestro, buone le finte di Amoroso, va sotto il ferro, poi alla fine si incarta con il pallone, palla fuori, possesso per Benedetto Cento, altra palla persa per la Rossella Virtus Civitanova. Abbiamo visto come quanto è difficile giocare contro una squadra che è ex Serie A, ma che ha anche giocatori comunque ex Serie A2. Moreno, Rossi, aspetta il movimento dei compagni e poi va ad andare in palleggio, arriva il fischio arbitrale, possesso ancora per Benedetto Cento. Valerio Amoroso ha toccato il pallone con il piede, Leonzio, palla Moreno, poi passaggio sotto per Rossi, buon pick and roll, ottima intesa tra i due, si vanno a prendere questi due tiri liberi. Primo cambio della gara, c'è il cambio per la Virtus, entra Francesco Amoroso ed esce Pierini. Due tiri liberi per il numero 17 di Benedetto Cento. Emanuele Rossi è il capitano della squadra. Assegna il primo, solo rete per lui. Primo ferro nel secondo tentativo, 5 Civitanova, 15 Benedetto Cento. La Rossella in attacco, Masciarelli, Valerio Amoroso, poi palla da Alessandri, penetrazione, palla da Amoroso che non riesce a prenderla comunque, poi recupera il possesso, sbaglia il tiro, poi ancora Amoroso, risbaglia il tiro un'altra volta ed infine la mette in fondo alla retina appoggiandola al tabellone. Moreno subito in attacco, attenzione c'è il raddoppio, poi Moreno si trova in difficoltà, riesce a darla fuori e poi c'è il fallo sul tiro, altro dei tiri liberi di Rossi, e qui Moreno che è stato fortunato a
comunque trovare il passaggio per Rossi, che aveva capito la situazione e si era buttato in area. Due tiri liberi ancora per lui, vediamo se riesce a migliorarsi questa volta in questi due tiri liberi. Ricordiamo, prima 1 su 2, assegna il primo solo Retina, 7 a 16. Su 2 per il capitano di Benedetto Cento, 7-17, 4 minuti e 10 secondi al termine di questo primo quarto. Civitanova subito in attacco con Alessandri, che smette di palleggiare, palla a Masciarelli, poi Francesco Amoroso, arriva suo fratello per portargli il blocco, poi Amoroso si arresta da 3 punti, il tiro, 3 punti per Civitanova, 3 punti che ci volevano per accorciare le distanze, ma ancora c'è tanta strada da fare. 10-17, Ranuzzi con la palla, palla poi a Fallucca, finta di tiro, palla per Moreno, ora arriva il blocco di Rossi, ancora Moreno, si porta dentro Rossi, passaggio schiacciato per Rossi che cade a terra, questa volta non c'è fallo, contropiede per Civitanova, Alessandri va in palleggio, palla fuori per Francesco Amoroso, poi sbaglia il passaggio perché Fallucca chiude, ma il possesso ancora per Civitanova, recupera intanto Rossi in difesa ed infine la palla persa di Valerio Amoroso, nel tiro gli va a scivolare il pallone tra le mani e c'è il fallo del numero 14 Vallasciani per fermare il contropiede avversario, arriva anche per Benedetto Cento il cambio, il primo cambio per la gara, esce Rossi, entra il numero 18 Alessandro Paesano. Rimessa in zona d'attacco per la squadra ospite, 10-17, ripeto, a 3 minuti e 26 secondi al termine del primo quarto di questa 12ª giornata di andata. Palla Moreno, passaggio consegnato a Leonzio, Leonzio sul rosso, tiro in tempo, va a segno. Altri 2 punti per Benedetto Cento, che si porta a quota 19 punti. Alessandri ferma il palleggio, cerca Valerio Amoroso, spalla a canestro contro Pesano, ancora Amoroso cerca di usare il fisico, si fa girare, tiro fuori equilibrio, reclama anche un fallo con Valerio Amoroso, ma comunque va a realizzare questi due punti molto importanti per la propria squadra. Tiro da 3 punti di Leonzio, a segno. Gran bel canestro di Leonzio anche con la difesa di Vallasciani, 12-22 per Benedetto Cento. Alessandri si porta sul fondo, passaggio per Valerio Amoroso, poi subito vede Vallasciani, ha spazio, va al tiro Vallasciani, primo ferro per lui, palla fuori, l'ultimo a toccare il giocatore in canotta blu, possesso ancora per Civitanova, un possesso importante che può accorciare le distanze, 14 secondi al tiro come dice la regola, però prima c'è un cambio da parte della squadra avversaria, esce Ranuzzi, entra il numero 13 Morici, possesso dal fondo, Alessandri rimette la palla in campo per Amoroso, per Valerio Amoroso, poi Alessandri ancora penetrazione, vuole il passaggio per Amoroso ma non lo trova e va subito al tiro sbagliando, contropiede per Benedetto Cento, Civitanova si chiude in area, poi alla fine va ad appoggiare il pallone a tabellone il numero 18 Paesano, realizzando altri 2 punti per Benedetto Cento. Si prepara il cambio per Civitanova, intanto Matteo Felicioni, tra pochissimo vedremo per quale giocatore entrerà, intanto qua Civitanova un po' in difficoltà, si va a chiudere sul fondo della linea rischiando pure che arriva il fischio arbitrale, infatti arriva Vallasciani, mette un piede fuori per recuperare il possesso, esce Vallasciani, entra Felicioni, poi altro cambio per Benedetto Cento, entra Vitale ed esce Moreno, possesso per Benedetto Cento, Vitale subito a prendere il pallone, Leonzio attacca il fondo, viene chiuso, buona qui la difesa, poi ancora Leonzio ci prova, palla fuori ed infine Vitale, finta il tiro, palleggio, arresto, tiro da 2 punti all'altezza del tiro libero, va a sbagliare ed infine palla da Alessandri,
Civitanova può ricostruire in attacco. Palla a Valerio Amoroso, si prova a girare, carattere il suo difensore, lui deve solamente appoggiarla a tabellone. Due punti per Civitanova che torna a meno 10. A poco più di un minuto alla fine, vitale. Leonzio, poi il tiro di Fallucca non va. Infine Felicioni prova a toccare il pallone. Possesso che va però, che finisce a Civitanova. E intanto c'è il cambio per la Virtus Rossella. Civitanova, deve entrare Pierini ed esce Valerio Amoroso. Il cambio ancora non è stato ufficializzato dal direttore di gara, che ricordo sono i signori Mirko Picchi, il primo arbitro di Ferentino, e il secondo arbitro Dario Di Gennaro. Viene effettuato il cambio per la Virtus, rientra Pierini, esce Valerio Amoroso. ...55 secondi rimanenti, Civitanova in attacco. Alessandri, passaggio consegnato, anzi no, passaggio per Masciarelli. 8 secondi al tiro, Masciarelli da 3 punti, sbaglia. Vitale cerca di recuperare il pallone, la tocca, poi infine Benedetto Cento si riporta in attacco. C'è Leonzio, Vitale per Leonzio, viene subito chiuso. Chiude bene Civitanova, qua un po' in difficoltà Benedetto Cento. 8 secondi al tiro, Fallucca da 3 punti, tripla per lui. Abbiamo visto come questa squadra può essere pericolosa dai 3 punti, prima con Leonzo, poi con Fallucca con questo canestro. 7 secondi intanto, Alessandri prova a buttarsi in mezzo all'area e lì va bene perché si procura un fallo, 2 tiri liberi a 5 secondi al termine di questo primo quarto. 14 Civitanova, 27 invece Benedetto Cento. E prima di questi tiri liberi ci sarà un cambio per la Virtus, esce Masciarelli, entra il numero 25 Rocchi, Alessandro La Lunetta. Su 2 per Alessandri, 5 secondi al tiro, vediamo Vitale in velocità, si arresta da 3 punti, fuori equilibrio, sbaglia il tiro e arriva il suono della sirena che decreta la fine di questo primo quarto, che si conclude con 16 punti per la Rossella Virtus Civitanova Marche, 27 punti per Benedetto Cento. E ora andiamo con il secondo quarto, rimanete collegati con noi. Secondo quarto di questa 12ª giornata tra la Rossella Virtus Civitanova e Benedetto Cento. State seguendo questa diretta streaming sul canale YouTube della Twins Sebastiani e si apre nel migliore dei modi questo secondo quarto per Benedetto Cento. Va a segno Paesano all'altezza del tiro libero, 16 per Civitanova che sta soffrendo già dal primo minuto, e 29 punti invece per Benedetto Cento. Rossella Virtus in attacco, Alessandri, 5 secondi al tiro, 4 secondi, palla fuori per Francesco Amoroso, va al tiro da 3 punti, primo ferro, palla tra le mani di Vitale, parte subito in velocità, poi palla a Paesano, si va a girare, scarico fuori per Vitale dall'angolo, passaggio schiacciato, poi per il suo compagno, infine Paesano, 2 su 2 per lui, da quella distanza, 16-31. Alessandri, Amoroso ritenta il tiro da 3 punti, questa volta però va a segno, tripa. Vitale, errore.
Rosso, passaggio fuori per Ranuzzi, liberissimo, realizza. Felicioni, Amoroso ancora da tre punti, grande risposta, tre punti. 2 su 3 in questo quarto per lui, dai tre punti, 22-34. Attacca il numero 13 Benedetto Cento, poi passaggio ben preciso, palla ancora alla squadra ospite, Vitale, fuori equilibrio da tre punti, da due punti scusate, ma che gran bel canestro che si è preso questo giocatore dall'angolo, 22-36. Alessandri, Felicioni, ci prova anche lui da tre punti, aiutandosi con il tabellone riesce a realizzare, e ci vedo nuovo, finora ha realizzato con solamente tiri da tre punti, 25-36, attenzione, penetrazione, poi tiri in sospensione che va a sbagliare il numero 13 Morici, Pierini, Felicioni, Felicioni ancora, c'è Pierini che prende posizione sotto l'area, poi ci rinuncia, ancora Felicioni con il palleggio, palleggia sul posto, cerca il tiro da tre punti, ci ritenta, palla che entra, 2 su 2 per Matteo Felicioni, e poi arriva il minuto di sospensione, questa volta chiesto da coach Meccacci, 28-36, accorcia le distanze Civitanova con... praticamente abbiamo visto solamente tiri da tre punti e tiri da tre punti che vanno a segno, e Civitanova ha fatto molto bene finora a cogliere questa mano calda e a mettere il pallone in fondo alla retina dai tre punti, 28-36 ripeto il risultato, 7 minuti e un secondo al termine di questo secondo quarto. Vediamo ora come scenderà in campo Benedetto Cento e soprattutto come scenderà in campo dopo questo minuto di sospensione la squadra di coach Massimiliano Domizioli, che a tutti i costi vuole vincere questa partita perché sono due punti molto importanti e perché già, come abbiamo detto nella prima ripresa, Rossella Virtus e Civitanova viene dalla sconfitta contro Piacenza che si trova proprio sopra di lei a 18 punti. Mentre Benedetto Cento, ricordiamo che sta svolgendo un campionato quasi perfetto perché su 10 su 11 partite giocate ne ha persa solamente una, e ovviamente viene poi da una vittoria in casa contro Teramo. Lo stesso per Benedetto Cento. Moreno, Morici, ferma il palleggio, poi palla fuori per Pesano, passaggio schiacciato per Ranuzzi, gran canestro anche con il contatto, si va a girare con il gancio cielo, 28-38, ritorna più 10 la squadra di Benedetto Cento. Possesso per Civitanova con il numero 57 Trapani, poi i due Amorosi che tentano l'attacco ed infine c'è il fallo di Pesano sul numero 22 della Rossella Virtus Civitanova. Alla rimessa Trapani, rimessa al fondo per la Rossella Virtus Civitanova con 14 secondi al tiro, esce fuori Felicioni, scusate, esce fuori il numero 57 Trapani, poi passaggio a Felicioni che va ad incrociare, ottimo il passaggio per Amoroso che viene stoppato, altri 2 secondi, Felicioni deve tirare ma arriva il fallo, attenzione il fischio arbitrale prima della scadenza, anzi no, l'arbitro, non abbiamo capito bene la scelta arbitrale in questo momento, si va a consultare con il collega, vediamo cosa decidono i due direttori di gara. Si è arrivato prima il fallo su Felicioni, si è arrivato prima il suono della sirena, viene convalidato il fallo su Felicioni, quindi ancora il possesso per la Rossella Virtus Civitanova, altri 14 secondi ed è stata molto fortunata qua la squadra dei coach Domizioli.
Trapani riceve la rimessa, Amoroso, ancora Trapani sul fondo, tira in sospensione, poi il canestro di Trapani, buona la penetrazione, meno 8 la rossa alla Virtus Civitanova, e ci sta provando in tutti i modi e sembra che ci sta riuscendo ad accorciare sempre più questa distanza che Benedetto Cento si è procurata fino dal primo minuto. Attenzione, poi la schiacciata a due mani di Morici in post basso, 30-40, riaggiusta così l'equilibrio che c'è stato finora. Trapani, Amoroso, Valerio Amoroso contro Pesano, uno contro uno, ancora Amoroso sotto canestro, finta il tiro, si va a girare, appoggia a tabellone con la mano destra, altri due punti per lui, 32-40, ancora meno 8 per Civitanova, poi Moreno prova a penetrare, buona la difesa di Felicioni che rimane lì in equilibrio, palla fuori per Pesano da tre punti, questa volta sbaglia, Moreno cerca di recuperare il rimbalzo ma poi c'è Trapani per primo sul pallone, ancora Trapani, passaggio poi in angolo per il numero 25 di Civitanova, Simone Rocchi, tripla importantissima, 35-40, 4 minuti e 40 alla fine del secondo quarto, la partita è ancora lunga ma Civitanova sembra aver ritrovato la fiducia in se stessa, intanto c'è il tiro sbagliato di Moreno, il pallone non tocca neanche il ferro, poi il cambio per la squadra ospite, rientra Rossi, esce Paesano, rientra anche Leozio, esce Vitale, e ora dobbiamo, Civitanova deve stare attenta a questi due giocatori che sono fenomenali sia dai tre punti che comunque nelle penetrazioni. Rossi riesce sempre a prendere posizione sotto canestro, mentre Leonzo è un giocatore molto versatile sia da tre punti che sotto il ferro, e poi c'è il gioco fermo perché c'è un fallo ai danni della difesa di Benedetto Cento, fallo del numero 11 Ranuzzi. Possesso dal fondo, palla fuori per Felicioni, passaggio consegnato per Trapani, Trapani per Valerio Amoroso da tre punti, primo ferro, poi Leonzo per primo sul pallone, Moreno attacca il fondo, poi fallo di Trapani, altro cambio per Benedetto Cento, è pronto ad entrare Fallucca, esce Ranuzzi. Palla subito a Leonzio, passaggio consegnato a Moreno, Moreno, Rossi, poi ancora Leonzio sul fondo, si chiude Civitanova, Leonzio cade a terra, possesso per Amoroso, va a stringere la palla, poi palla subito a playmaker, Moreno cerca di rubare palla a Trapani, poi attenzione, fallo in attacco fiscato Francesco Amoroso, cade a terra dolorante qua Leonzio, primo fallo per Francesco Amoroso, poi si rialza Leonzio. E poi prima della rimessa ci sarà un timeout chiesto da Benedetto Cento. Gran bella partita finora qua per la Rossella Virtus Civitanova, 35 punti per la squadra di casa e 40 per Benedetto Cento che a fine primo quarto è riuscita ad andare in vantaggio con più di 10 punti, e poi Civitanova è rientrata nel secondo quarto con maggior fiducia in se stessa, e lo abbiamo visto poi in questi ultimi minuti recuperare questo svantaggio. 3 minuti e 45 al termine del secondo quarto, e ne approfitto sempre per ricordare che potete poi seguire in differita questa partita sul sito internet www.twinsesebastiani.it o www.twinsesebastiani.com in HD, potrete trovare tutte le partite in casa della Rossella Virtus Civitanova.
La Twins Sebastiani segue anche la squadra di Porto Sant'Elpidio che milita nel campionato di Serie B con tutte le sue partite casalinghe e tutte le novità sulla pallacanestro e su tutti gli altri sport. Finisce il minuto di sospensione, il possesso è per Benedetto Cento dopo il fallo in attacco fiscato a Francesco Amoroso. Palla che entra in campo con Moreno, passaggio consegnato a Leonzio, palla fuori per il numero 8, poi c'è il fallo, fallo su Fallucca da parte di Trapani, dovrebbe essere il suo secondo fallo, sì, il tavolo dice secondo fallo per il giocatore di Civitanova, Trapani. Possesso dal fondo con 14 secondi al tiro per Benedetto Cento, palla fuori per Fallucca, interviene subito Francesco Amoroso, poi palla ancora a Leonzio, Moreno cerca di penetrare con la mano sinistra, va a appoggiare al ferro, due punti per lui, 35-42, 3 minuti e 20. Fallo lontano dalla palla, fischiato il numero 13 di Benedetto Cento. Nicolas Morici. E poi arriva subito la sostituzione. Entra Paesano. Trapani, palla fuori per Francesco Amoroso. Arresta da due punti, realizza 37-42 Moreno, vediamo come risponde Benedetto Cento che ora si trova in attacco, Paesano, Leonzio sul fondo, c'è un cambio difensivo, Francesco Amoroso interviene sul giocatore di Benedetto Cento ma non c'è niente da fare, va a realizzare comunque, due punti anche per lui. Trapani, Amoroso cerca di prendere posizione, poi c'è la palla persa, palla recuperata da Leonzio, va in palleggio, 3 contro 2, ancora Leonzio, va a sbagliare il tiro, contropiede per Civitanova, c'è solo un giocatore di Benedetto Cento, poi alla fine va a realizzare con il contatto il numero 25 di Civitanova, Rocchi, due punti per lui. Buono qua il contropiede della Rossa della Virtus Civitanova, questi sono i contropiedi importanti, occasioni che bisogna sfruttare al massimo per recuperare partite come questa, soprattutto contro squadre come quella di Benedetto Cento, ricordiamo retrocessa quest'anno dalla Serie A2 e che ha tanta ma tanta voglia di ritornare nella categoria di Serie A2 come abbiamo visto in questo campionato. Con 11 partite giocate, solamente una partita persa finora è arrivata in questa 12ª giornata di andata. Leonzio, 10 secondi al tiro, ancora Leonzio, cerca un buco per penetrare, poi scarica la palla per Moreno, va al tiro, si arresta da due punti e va a realizzare. 39 Civitanova, 46 invece Benedetto Cento. Quanto è difficile recuperare questa partita, ma Civitanova ancora non si dà per vinta. Ancora Francesco Amoroso, bella risposta che dà Moreno, altri due punti firmati per lui referto, 41-46, 1 minuto e 30 al termine del secondo quarto. Leonzo con la palla, le istruzioni ai suoi compagni, palla a Rossi, Rossi va in palleggio, poi il fallo, fallo fiscato a Valerio Amoroso, rimessa per Benedetto Cento, poi c'è il cambio per la squadra ospite, esce Paesano, entra il numero 13 Morici. Moreno,
passaggio alle 11 e poi il fallo in attacco fischiato al numero 24 di Benedetto Cento. Palla recuperata per Civitanova, secondo fallo per Moreno, entrambe le squadre ora sono in bonus, quindi a ogni fallo si scaturiranno due tiri liberi. Amoroso per suo fratello Francesco Amoroso, palla fuori per Valerio Amoroso, finta il tiro, prova a penetrare al centro, lo fermano, palla a Trapani, 8 secondi il tiro, Trapani da 3 punti, sbaglia, poi fa Lucca, fa sul pallone, palla subito a Moreno, si porta in attacco Morici, fuori dai 3 punti, poi ancora Moreno, Rossi, palla in post, c'è Francesco Amoroso su lui, intanto Valerio che spizzica il pallone, poi ancora Moreno, prova a penetrare, Felicioni gli dà fastidio, gli fa sbagliare il tiro, poi ancora possesso per Benedetto Cento, palla a Morici, 12 secondi al tiro dei 24, poi ancora Morici, tiro in sospensione, sbaglia, pallone che rimbalza a destra e a sinistra, poi esce, possesso per Civitanova. Secondi rimanenti, era pronto ad entrare Vitale per Benedetto Cento, ma coach Domizzolo decide prima di chiedere un time out per schiarire le idee e spiegare, presumo, una strategia per sfruttare al meglio questi ultimi 30 secondi. 41 Civitanova, Rossaro Virtus Civitanova, e 46 invece Benedetto Cento. Prossimi appuntamenti per entrambe le squadre, Benedetto Cento si affronterà nella propria dimora il Pro Rinascita Basket Rimini, mentre la Rossaro Virtus Civitanova nella 37ª giornata, nella successiva giornata, affronterà sempre qua al Palace, scusate, affronterà sempre in casa ma non qua al Pala Risorgimento. Al palazzetto Eurosuole affronterà la Aristopro Fabriano. Ultimi 30 secondi rimanenti, possesso per Civitanova, Trapani viene raddoppiato ma riesce comunque a superare la metà campo. Ancora Trapani, Francesco Amoroso, subito fa Lucca che va a dargli fastidio. Francesco Amoroso per Valerio Amoroso, va al tiro da 3 punti! Palla che si infila nel canestro con estrema facilità, 44-46, meno 2 Civitanova, 5 secondi, Vitale, tiro sbagliato, 2 secondi, attenzione Vitale, da dietro il tabellone, va a recuperare poi il pallone ma sbaglia il tiro e finisce nel migliore dei modi questo secondo quarto per la Rossaro Virtus Civitanova, che ha recuperato questa partita e ora in questi ultimi 20 minuti deve fare sua questa gara. 44 Civitanova, 46 invece Benedetto Cento, ci risentiamo per l'inizio del terzo quarto. Ben ritrovati sulla diretta streaming nel canale YouTube della Twins Sebastiani per seguire questa 12ª giornata del campionato di Serie B, Girone C, tra la Rossaro Virtus Civitanova e Benedetto Cento. Una partita finora piena di emozioni, dove abbiamo visto nella prima parte di gara Benedetto Cento prendere un buon vantaggio e poi infine la Rossaro Virtus Civitanova riuscire a raggiungere il meno 2 alla fine del secondo quarto. Intanto abbiamo visto un gran canestro di Leonzo, che questa sera sta facendo una grandissima partita, ma non solo in questa sera, già si sapeva comunque che era un giocatore da temere, come lui anche i restanti giocatori di Benedetto Cento, che come sappiamo sono comunque tutti giocatori che hanno avuto esperienze in categorie maggiori
e gli under che avranno sicuramente un futuro roseo in questo sport. Intanto possesso per la Rossella Virtus Civitanova, 44 a 49 ancora per Benedetto Cento. Intanto ci prova Valerio Amoroso, si ferma, si va a girare sul piede perno, buon movimento per lui, due punti per la squadra di casa. Ricordo che la squadra ospite, la squadra di coach Micacci, si trova prima in classifica con solamente una partita persa finora su 11 partite giocate, quindi questo ci fa capire quanto sarà difficile portarsi a casa questa gara per la Rossella Virtus Civitanova, che finora sta dando prova di un grande carattere e di una grande determinazione per portarsi a casa questi due punti. Felicioni, Pierini, palla fuori, ancora possesso per la squadra di casa, 12 secondi al tiro. Valerio Amoroso, tripla! 49-49, si ricomincia da capo all'inizio di questo terzo quarto. Gioco fermo, fallo fischiato da Alessandri. Primo fallo per numero 4 di Civitanova. Leonzio, Rossi, poi fa Luca, da tre punti sbaglia il tiro. Civitanova in attacco, Felicioni, Amoroso, gira la palla per Alessandri. Alessandri, passaggio schiacciato per Valerio Amoroso, finta il passaggio, poi passaggio sotto per Masciarelli, che attenzione qua, Civitanova ha rischiato tantissimo, ha rischiato veramente tanto per di perdere il pallone e di innescare un contropiede per Benedetto Cento. Possesso dal fondo, a 9 secondi si libera Valerio Amoroso, riceve la rimessa, poi ancora Amoroso aspetta il movimento di Alessandri, decide di passargliela, poi Alessandri da tre punti, sbaglia il tiro, ricopre il passaggio Moreno da solo sotto il ferro, ancora Moreno, prova a portarsi in attacco, penetrazione, buono il passaggio per Ranuzzi che deve solamente appoggiare. Alessandri, Amoroso, ancora Alessandri, attacca il fondo, terzo tempo, palla fuori per Felicioni, gira subito la palla per Masciarelli, da tre punti Masciarelli, primo ferro, possesso di Rossi, apre subito per il playmaker, poi Moreno, passaggio che libera il numero 8, Fallucca, anche lui pericolosissimo da questa distanza, va a realizzare 49-54, e ora qua Benedetto Cento che cerca di recuperare il vantaggio che sarà procurato all'inizio partita. Pierini, passaggio consegnato per Felicioni, Felicioni cerca Amoroso, Amoroso poi riceve il pallone contro Rossi, si va a girare, da due punti realizza, 51-54, ancora Valerio Amoroso, miglior marcatore per la Rossella Virtus Civitanova fino ad ora, 23 punti per lui. Moreno si aggiusta il tiro da tre punti e con scioltezza va a realizzare, 51-59, 57 invece Benedetto Cento, Alessandri, Valerio Amoroso, Felicioni, ancora Amoroso, si arresta, tiro da tre punti, questa volta non realizza, tiro troppo corto, poi Leonzo subito sul pallone, palla a Moreno, Fallucca, Moreno, buono il taglio di Ranuzzi, altro dei punti per Benedetto Cento. Alessandri, Masciarelli, Felicioni, Pierini,
fuori da tre punti, prova ad attaccare, cade a terra un giocatore di Civitanova, Alessandri, ma comunque Pierini fuori equilibrio, riesce comunque a realizzare. 53-59, 5 minuti passati per questo terzo quarto, esce fuori Ranuzzi, passaggio ben preciso, poi ancora Ranuzzi, palla a Fallucca da tre punti, sbaglia il tiro Felicioni, passaggio lungo per Alessandri, pallone che arriva, poi palla da Amoroso, buona la finta qua, poi c'è lo scarico per Masciarelli da solo, tiro da tre punti, realizza! Dario Masciarelli firma questi tre punti a referto e poi arriva il minuto di sospensione chiesto da coach Mecacci. Ed è difficilissimo ora fare un pronostico di questa gara. 56-59. Entrambi i coach ora stanno schiarendo le idee ai loro giocatori. Vediamo cosa succederà in questi ultimi minuti. Per Benedetto Cento dopo la tripla presa da Masciarelli. Moreno, terzo tempo, chiude bene Felicioni, ma Moreno comunque riesce a realizzare. Felicioni attacca il centro, terzo tempo con la mano sinistra, fa sbagliare il tiro, poi ancora possesso per Rossella Virtus Civitanova con 8 secondi, ma prima c'è il cambio per Benedetto Cento, esce Fallucca, entra Morici, Alessandri intanto la rimessa per la Rossella Virtus, si smarca Amoroso, poi passaggio fuori per il fratello, tripla per Valerio Amoroso. 59-61, Leozio, Moreno, scarico fuori per Morici, terzo tempo di Morici, appoggia al ferro con la mano destra, due punti per lui appena entrato in questo quarto. Alessandri decide di non attaccare il centro, palla fuori per Amoroso, viene subito chiuso questa volta, poi giro palla per Civitanova, attacca Masciarelli, poi perde il possesso ma c'è il fallo fischiato a Morici. Ancora possesso per Civitanova, secondo fallo per Morici. Palla fuori per Francesco Amoroso, poi prende il consegnato Alessandri, ancora Alessandri, passaggio per Felicioni, va a prendersi il tiro da tre punti, poi attenzione Valerio Amoroso, tocca il pallone per Francesco Amoroso, fallo, due tiri liberi, gran bella giocata dei due fratelli Amoroso, gran bella intesa. E qua Civitanova si può riportare a meno due con questi tiri liberi. Francesco Amoroso, il capitano della Rossella Virtus Civitanova, alla lunetta. Freddezza nel primo libero, si va con il secondo. Due su due per lui, poi cambio
esce Rossi, entra Paesano. Moreno con il possesso della palla, 61 Civitanova, 63 Benedetto Cento. Ancora Moreno, questa volta il passaggio non va, palla a Felicioni, contropiede per Civitanova, Amoroso, ancora Felicioni, poi fallo in attacco fiscato da Amoroso, e questa era un'occasione che si poteva sfruttare al meglio, un'occasione che poteva valere il pareggio, ma ci sono ancora tanti minuti da giocare, ci saranno altre occasioni. Secondo fallo per Francesco Amoroso, fallo fiscato in attacco. 3 minuti e 13 secondi al termine del terzo quarto di questa 12ª giornata di andata del campionato di Serie B, girone C. Finora una gran bella partita. Attenzione, Ranuzzi sbaglia il tiro, poi Civitanova subito in attacco con Felicioni che decide di ragionare questa azione. Felicioni fa il palleggio, Amoroso, Masciarelli si porta al centro, ancora Masciarelli ritenta la penetrazione, Masciarelli ancora, palleggio sul posto, palla fuori per Felicioni, chiude bene qui Benedetto Cento, poi al tiro Moreno commette fallo, due tiri liberi per Felicioni. E qua il ritmo dell'attacco di Civitanova è stato altissimo, si è creata degli spazi in area e hanno fatto sì che Moreno commettesse fallo, terzo fallo per Moreno, che deve stare attento perché può commettere solamente due falli prima di uscire dalla partita. Intanto c'è il cambio per la squadra di casa, esce Valerio Amoroso, rientra Pierini, infatti il coach Mecacci decide di cambiare Moreno ed entra Vitale al suo posto. Due tiri liberi per Matteo Felicioni che ha tra le sue mani il probabile pareggio, primo tiro a segno per lui, non ci pensa due volte, va su e va a tirare. Due su due, 63-63, a 2 minuti e 30 secondi al termine del terzo quarto. Vitale, Paesano, Leonzio, Ranuzzi, passaggio fuori per Vitale, attenzione alla stoppata di Masciarelli, poi la palla rimane lì, Vitale, tiro corto, palla vagante, ancora Leonzo recupera il possesso della palla e poi c'è il fallo, arrivato il fischio arbitrale. Fallo per Civitanova, possesso per Benedetto Cento, esce Ranuzzi, entra Fallucca. Possesso ancora per la squadra ospite con 14 secondi al tiro. Fallo fiscato da Alessandri, il suo secondo fallo in questa gara. Palla Vitale dalla rimessa, ancora Vitale, palleggia sul posto, poi esce fuori, palla ora a Leonzio. Attenzione Leonzio, palla sul piede, si ricaricano i 24 a 14 secondi. Ancora possesso per la squadra di coach Mecacci. Rimessa in attacco Vitale a rimettere la palla questa volta. Si smarca Leonzio, riceve il pallone. Ancora Leonzio, velocissimo, riesce a scavalcare tutta la difesa della Rossella Virtus Civitanova e si procura questi due tiri liberi. Secondo fallo fiscato al giocatore di Civitanova, Pierini. Assegno il primo libero. Riporta in vantaggio la propria squadra Leonzio. Secondo tiro libero. Assegno 2 su 2 per lui, 63 Civitanova, 65 invece Benedetto Cento. Pierini, Francesco Amoroso, Alessandri,
tanta aggressività in difesa, poi ottimo il passaggio fuori per Pierini da 3 punti, 66-65, e Civitanova scavalca Benedetto 100. Fallucca, terzo tempo con la mano sinistra, sbaglia il tiro, poi Francesco Amoroso per Felicioni, si riparte con Civitanova in attacco, ancora Felicioni, prova ad entrare, poi attenzione, qui litiga un po' con il pallone, palla da Alessandri, sceglie di ragionare questa azione, ancora Alessandri, palleggia sul posto, si arresta da 3 punti, che tripla di Alessandri, che si è preso, e ora il minuto di sospensione che deve arrivare a questo punto per Benedetto 100, perché Civitanova ora è proprio in fiducia, 69-65, e a questa tripla si alza tutta la tifoseria della Rossella Virtus e Civitanova, una tripla che ci voleva proprio per fare esplodere la tifoseria della Rossella Virtus e Civitanova. 69-65, poco più di un minuto al termine di questo quarto. Ne approfitto in questo minuto di sospensione per ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo sul canale della Twins Sebastiani per questa diretta streaming di questa gara, e ricordo che potrete ritrovarla poi sul sito internet twinssebastiani.it in HD. Possesso per Benedetto 100. Vitale. Ferma il palleggio, poi palla a Leonzio, passaggio dietro la schiena, ancora poi Leonzio, 8 secondi al tiro, Leonzio contro Alessandri, ancora Leonzio, si rende pericoloso, terzo tempo, scarico fuori per Morici, fuori equilibrio, sbaglia il tiro da 3 punti, Masciarelli vola più alto di tutti, poi palla ad Alessandri. Francesco Amoroso, Alessandri ancora. Cambio difensivo da parte di Benedetto 100, poi Amoroso, 6 secondi al tiro, si va a girare, fronteggia il canestro, palla fuori per Alessandri, lasciato libero, seconda tripla che non va, poi attenzione Masciarelli, altro possesso, altra occasione, 13 secondi al tiro, c'è una differenza soltanto di decimi tra i 24 secondi, è il termine del quarto, ma c'è il canestro di Pierini con il fallo, a 6 secondi al termine del terzo quarto, attenzione, cambio per Benedetto 100, esce Fallucca, entra Ranuzzi, cambio anche per Rossella Virtus, entra Trapani, esce Alessandro, un tiro libero per Pierini, assegno, 6 secondi al tiro per Benedetto 100. Vitale subito, terzo tempo, alza la parabola, sbaglia il tiro e arriva la sirena del terzo quarto, 72 Civitanova, 65 Benedetto 100, si ribalta così la partita, ultimi 10 minuti, vediamo chi sarà il vincitore. Ed eccoci arrivati al quarto che decreterà il vincitore di questa 12ª giornata qua al palo di sorgimento di Civitanova Marche, una partita finora bellissima, tesissima, che ha visto la Rossella Virtus Civitanova rimontare una gara che già dall'inizio sembrava tutt'altro che come questa. Intanto Leozio, il giocatore che finora si è reso
molto pericoloso Vassegno nell'apertura di questo ultimo quarto. 72 ricordo il risultato per Civitanova, 67 invece per Benedetto Cento. Intanto c'è Masciarelli che recupera il rimbalzo dopo il tiro di Pierini da tre punti. Intanto ci riprova Francesco Moroso, questa volta arriva il fallo fischiato a Pierini. Possesso per la squadra ospite. Quota tre falli per il giocatore di Civitanova. Moreno ferma il palleggio, Paesano, Leonzio al centro, poi palla a Paesano, canestro di Paesano. 72-69. Trapani. Pierini. Francesco Moroso, spalla a canestro. Palla fuori per Pierini, poi gira il pallone per Masciarelli. Masciarelli ancora, si rende pericoloso fallo di Paesano. Si ricaricano. Ricaricano i 14 secondi, intanto c'è il cambio per Civitanova, entra Alessandri, esce Trapani. Secondo fallo fiscato a Paesano, possesso in attacco per la Rossella Virtus. Francesco Amoroso, terzo tempo, attenzione, fallo. Fallo fiscato a Paesano, terzo fallo per lui. È pronto ad entrare per la squadra di casa Valerio Amoroso. E poi c'è il cambio, entra Valerio Amoroso, c'è il capitano Francesco Amoroso. Paesano, Moreno si arresta, sbaglia il tiro. Alessandri con il possesso. Masciarelli, 10 secondi al tiro, ferma il palleggio, palla a Valerio Amoroso e poi il fallo ancora, attenzione, di Paesano che commette il suo quarto fallo e ora veramente qua deve stare attento per non lasciare la gara. Infatti il coach Micacci decide subito di cambiarlo, entra Rossi al suo posto. 7 minuti e 45 in queste partite sono tantissimo, la partita è ancora lunga. Alessandri, palla fuori per Valerio Amoroso, poi Felicione la gira subito per Masciarelli dall'angolo. Dario Masciarelli, scusate, Pierini, tripla di Pierini, scusate, tre punti per lui. Moreno contro Valerio Amoroso, si porta fuori tre punti, sbaglia il tiro, poi palla fuori, subito Amoroso sul pallone, palla a Felicioni, perde il pallone, contropiede per Benedetto Cento. Moreno, passaggio scacciato per Rossi e poi c'è il fallo di Masciarelli. Due liberi per il capitano di Benedetto Cento.
0 su 2 per Rossi. Alessandri organizza il gioco per la Rossella Virtus Civitanova, Masciarelli, Felicioni, Pierini. Palla che va fuori, possesso per Benedetto Cento, seconda palla consecutiva persa per la squadra di casa. Ora Civitanova si deve chiudere in difesa per questo attacco di Benedetto Cento. Moreno con il palleggio, passa il pallone poi Leonzio. Leonzio, passaggio tra la schiena che quasi non va. Attenzione, c'è il fallo. Fallo di Masciarelli, secondo fallo per lui, possesso dal fondo per la squadra ospite. Rossi riceve la rimessa, poi la gira subito per il numero 13, poi ancora Moreno. Passaggio sotto per Rossi, si va a girare, sbaglia il tiro, poi secondo tocco, infine il possesso è per Civitanova. Alessandri, Valerio Amoroso, poi fallo di Ranuzzi su Pierini in post basso. Terzo fallo per Ranuzzi, possesso per Civitanova, 6 minuti 8 secondi rimanenti, il risultato è ancora fermo sul 77 per Civitanova e 69 per Benedetto Cento. Riceve la rimessa a Masciarelli nell'angolo, prova ad attaccare il fondo, c'è Moreno davanti, ancora Masciarelli, cerca di girarsi, si appoggia a tabellone, realizza comunque anche con la pressione di Moreno. Morici per Ranuzzi, 8 secondi al tiro, Ranuzzi contro Amoroso, Amoroso rimane davanti, poi palla a Moreno, si arresta da 3 punti, la tripla, bella risposta di Moreno. 79-72. Valerio Amoroso, Alessandri, attacca il fondo, Alessandri, penetrazione, scarico che non va, contropiede per Benedetto Cento. 3 contro 2, ancora Morici, appoggia a tabellone, si conclude così il contropiede, minuto di sospensione. E poi il minuto di sospensione che sta a Concetto Mizzoli, che deve, come abbiamo visto in questi ultimi minuti, riordinare un po' le idee ai suoi ragazzi. 79 Civitanova, 74 invece Benedetto Cento, 5 minuti e 12 secondi al termine della partita. E la Rossella Virtus Civitanova che deve mantenere la concentrazione che come abbiamo visto ha trovato nel secondo quarto, e poi quella concentrazione che nel terzo quarto gli ha fatto recuperare praticamente una partita che sembrava già scritta. Ed ora, come abbiamo visto, è la squadra di Benedetto Cento la prima classificata a rincorrere la quarta classificata in questo girone, nel girone C di questo campionato di Serie B. Possesso per Civitanova, Alessandri, Masciarelli, Amoroso, attacca il fondo, tiro rovesciato, sbaglia il tiro, sfortunato nella conclusione, Benedetto Cento in attacco, Moreno al centro, viene chiuso, ancora Moreno, palla a Leonzio, Leonzio si arresta,
sbaglia il tiro anche lui, poi palla a Felicioni, cerca Alessandri, lo trova oltre la metà campo. Amoroso, Masciarelli si smarca, riceve la palla, poi ancora Valerio Amoroso, si arresta da tre punti Primo Ferro. Benedetto Cento con Moreno, intanto si è preparato al cubo del cambio Francesco Amoroso, ancora Moreno, va a penetrare con estrema facilità, 79-76, e qua Benedetto Cento che sta recuperando piano piano la partita a 4 minuti al termine. Masciarelli, Felicioni, Pierini, chiude bene Benedetto Cento, tanta aggressività in difesa. Cambio per la Virtus Rossella, esce Pierini, entra Francesco Amoroso. Pierini che va in panchina con al referto 11 punti finora. Valerio Amoroso, tiro da tre punti e la palla poi si incastra tra il ferro e il tabellone. Risultato fermo ancora sui 79 punti. Possesso però ancora per la Rossella Virtus Civitanova grazie alla regola della freccia. Masciarelli riceve il possesso della palla, lascia fuori dall'angolo ancora Masciarelli, passaggio a Francesco Amoroso e poi il fallo di Moreno, e dovrebbe essere il suo quarto fallo se non sbaglio, vediamo se il tavolo ci dà la conferma, sì, quarto fallo per il giocatore di Benedetto Cento. Bianchi al Moreno, due tiri liberi grazie alla regola del bonus per Francesco Amoroso. Francesco Amoroso va a sbloccare così la propria squadra, 81 Civitanova, 76 Benedetto Cento. Amoroso, scusate, Moreno, ferma il palleggio, poi attenzione, passaggio che non va, ma comunque il numero 13 Morici riesce a mantenere la palla in campo. Attenzione, Ranuzzi sbaglia il tiro, non tocca il ferro, poi stoppata su Rossi e infine arriva la sirena dei 24 secondi. Buona qua la difesa di Civitanova, in difficoltà Benedetto Cento. Time out chiesto dalla squadra di Cento, 81-76, 3 minuti e 13 secondi. E qua il tempo si fa sempre meno, Civitanova deve cercare di resistere e continuare così sia in attacco che in difesa, ma soprattutto in difesa, perché come abbiamo visto Benedetto Cento ha giocatori di un certo calibro. Ricordo le prossime partite per le successive partite per entrambe le formazioni. Benedetto Cento affronterà in casa la squadra di Rimini, mentre la Rossella Virtus Civitanova giocherà anche lei in casa la successiva partita al Para Eurosuole, sempre a Civitanova Marche contro la Aristopro Fabriano, un derby marchigiano molto sentito ogni anno. Possesso per la Rossella Virtus Civitanova dopo la palla persa da parte di Cento, Alessandri con la palla.
Francesco Amoroso si arresta da 3 punti, tripla Francesco Amoroso. ...84-76... Ancora Moreno, passaggio a parabola alta per Rossi, fallo e canestro per Rossi, un tiro libero. Fallo fiscato a Masciarelli, è il suo terzo fallo. Primo ferro per Rossi, Alessandri. Ancora Alessandri, Valerio Amoroso, attacca il centro, passaggio dietro la schiena per Francesco Amoroso, la palla non va, ma ancora Valerio Amoroso recupera il rimbalzo. Che gran spettacolo questa sera, sia per Civitanova sia anche per Benedetto Cento. Gran bella azione che se la palla entrava nel ferro, il palo risorgimento, i tifosi di Civitanova sarebbero esplosi sicuramente, ma comunque è andata bene così anche per Civitanova, perché ci sono questi 2 tiri liberi con il fallo per Valerio Amoroso che arriva a realizzare entrambi. 86-78, Civitanova al comando della gara. Leonzio, attenzione poi il fallo, comunque buono lo scarico di Leonzio. Fallo fiscato da Alessandri, 3 falli per lui. Si alza la paletta anche per Civitanova. 2 tiri liberi per Rossi. Su 2 per Rossi questa volta dalla lunetta. Entriamo negli ultimi 2 minuti di gioco. Francesco Amoroso per Valerio Amoroso, si va a girare, viene chiuso ancora Francesco Amoroso sul fondo, tiro fuori equilibrio da 2 punti, tiro che non va, poi Moreno, lancio lungo per Ranuzzi che non riesce a controllare il passaggio, contropiede disinnescato. Alessandri, Francesco Amoroso contro Ranuzzi, arriva il raddoppio, poi ancora Alessandri, ci sono 6 secondi per il tiro, liberissimo Felicioni, arriva il pallone, poi attenzione, la palla non si sa come sia uscita. Ora Leonzo per Moreno, si arresta da 3 punti, Moreno sbaglia poi sul tap-in il numero 13 Morici, va a realizzare. 80-72, 1 minuto e 10 secondi al termine della partita. Masciarelli esce fuori, 3 punti, ancora Masciarelli si porta sul fondo, cerca di saltare il suo difensore, palla fuori per Felicioni, palleggia, arresta e tiro, e poi il fallo in attacco fischiato, non ho capito bene a chi sinceramente perché stavo seguendo l'azione di Felicioni. Fallo di Alessandri, quarto fallo per Alessandri. Stiamo a 57 secondi al termine della partita, 80-72. Ci sono solamente 2 canestri di differenza
4 punti. Cambio per 100, è entrato Fallucca, è uscito Leonzio. Moreno già pronta la rimessa. Feligione che cerca di non far ricevere a Ranuzzi, poi palla che ritorna a Moreno. Moreno, Morici, poi ancora Moreno, poi ancora Morici, decide di non tirare, penetrazione, si va a fermare, palla fuori per Fallucca, poi Ranuzzi finta il tiro, ancora Ranuzzi, palla sotto per Rossi, appoggia a tabellone, 2 punti, poi time out chiesto da coach Domizioli, 86 a 84. E qua bisogna ragionarla bene perché mancano 38 secondi e Civitanova è a più 2 da 100. Vediamo tra poco che tattica adotteranno entrambi i coach. E ora ogni piccolo dettaglio può fare la differenza. Possesso per la Rossella Virtus Civitanova, c'è stato il canestro di Rossi che ha portato la sua squadra a meno 2. 38 secondi al termine. Palla a Feligioni, poi passaggio da Alessandri, supera così la metà campo la Rossella Virtus Civitanova. Alessandri non si riesce a smarcare Amoroso, poi ancora Alessandri, ferma il palleggio, palla a Valerio Amoroso, 7 secondi il tiro, ancora Valerio Amoroso si va a girare, giro dorsale, poi palla fuori per Feligioni, non riesce a darla al suo compagno, Feligioni scarica, possesso perso, poi alla fine si butta sulla palla Morici, arriva il fischio arbitrale che decreta il possesso alla squadra di coach Mecacci. Attenzione perché ci sono 12 secondi. Vediamo come lo vuole finire la partita il coach di Cento. Intanto esce Morici e rientra Fallucca. 12 secondi, 86 Civitanova, 84 invece Benedetto Cento. Tensione al massimo in questi ultimi secondi. Arriva un altro fischio arbitrale per il cambio, esce Francesco Amoroso ed entra Vallasciani. Moreno con la palla, 10 secondi rimanenti, ancora Moreno, Civitanova si deve difendere, Moreno scarico fuori per Fallucca, si va a chiudere nell'angolo, poi attenzione il tiro che non va, il possesso per Civitanova, esulta così la tifoseria di Civitanova insieme ai giocatori, insieme allo staff, insieme al coach. Civitanova riesce a battere la prima classificata, a Benedetto Cento, ricordiamo una squadra retrocessa dalla Serie A2 che finora aveva avuto solamente una sconfitta
questa sera cade al cospetto della Rossella Virtus Civitanova per 2 punti, 86-84. Grazie a tutti coloro che si sono collegati sul canale YouTube della Twins Sebastiani, un saluto dallo staff della Twins Sebastiani e da Gianluca Sebastiani che vi ha accompagnato in questa gara, 12ª giornata di andata del campionato di Serie B Girone C. Grazie a tutti e buona serata.